Vabbè. Buongiorno ragazzi, siamo ancora sulla spiaggia di Miami Beach, giustamente una bella giornata oggi, priva di nuvole, tanto caldo, per fortuna c'è un lieve venticello che ci, ci aiuta questo percorso verso il bagnasciuga. Ieri c'erano tantissime onde e il mare naturalmente era un po', diciamo, in trambusto, c'erano tantissime alghe sul bagnasciuga, nulla di che, è sempre natura. Faccio una leggera panoramica, una lieve panoramica di dove mi trovo in questo momento. Wow. Sì, ci sono ancora oggi, però tutto sommato è bello lo stesso. Faccio vedere il mare da vicino. E hanno anche pulito con i trattori. Si vede che hanno appena pulito con i trattori. È un mega elicottero. Vi giro la telecamera, continuate a seguire. Oggi è così, si vede che sono passati con i trattori per pulire il bagnasciuga. Qui ci sono tutti i grandi grattacieli e appartamenti Ocean View. Non è San Giovanni. Guardate, e quello non è il Poseidone. Allora ragazzi, questo è l'Humus Park su Ocean Drive, un bel parco, un bel cuore verde in mezzo a Ocean Drive. Poi ci sono tutte queste pedane che arrivano sulla beach, sulla spiaggia. Poi hanno questa parte abbastanza rigida che molto spesso, diciamo tutto il giorno, viene utilizzata da trattori, polizia, quelli che raccolgono i rifiuti, perché poi ci sono tutti questi cestini, come vedete ce ne stanno uno ogni 10-20 metri lungo tutto il tratto per buttare appunto i rifiuti. Poi ci sono questi piccoli gazebini e piccoli bungalow che danno le sdraio, la crema solare, i teli da mare, si occupano appunto del servizio spiaggia, e tutta questa è la spiaggia libera. Quello è ombrelloni che fanno parte dei villaggi, di questi appartamenti che ci sono dietro, però c'è tantissima spiaggia libera, infinita e per chilometri, veramente molto bello. Qui passa anche la polizia con i quad, o se dovesse servire anche ambulanza e altri soccorsi di vario tipo. Check rapido fatto in spiaggia per vedere com'è la situazione oggi. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche sui futuri video che andrò a caricare. Se vi è piaciuto questo contenuto o gli altri contenuti, vi chiedo un bel like. Lasciate un commento se avete bisogno di informazioni su questa località, visto che non è la prima volta che ci vengo, ho abbastanza notizie e info utili che potrei darvi se avete intenzione in futuro di venire a visitare questa bellissima città di Miami Beach. Ci sono queste spruzzini di polvere d'aria, vaporizzatori. Ocean Grill, Italian Restaurant. Vino, vedo, voglio di mettere. Fa veramente un bel caldo, eh? Un bel caldo caraibico. Ciao! Tutti molto sorridenti,
conviviali, felici. E beh, d'altronde. Wow! Tutti molto bizzarri. Abbiamo preso nuovamente la bicicletta perché abbiamo intenzione di fare, di lasciare l'Ocean Drive e continuare un pochettino più a nord per esplorare zone nuove, un pochettino più inedite. Gli scorci oggi sono veramente da paura, ragazzi. Colori veramente caraibici, vento assente. Ragazzi, ma quanto è bello fare questo percorso a piedi o in bici o con lo skate, con i pattini. Guardate quanto è bello. Sarebbe bellissimo averlo da noi. Guardate, tutto illuminato. Ci sono questi piccoli piloni in alluminio a circa 3 metri l'uno dall'altro, quindi la sera è bello illuminato. Non ci siamo venuti, ma ho visto qualche fotografia ieri su Google. Veramente bello. Ci sono questi autobloccanti, tutti i vari accessi alla spiaggia. Guardate che bello, guardate che bello. Ragazzi, guardate quanto è lungo questo tir. Veramente penso che sia una trentina di metri totale fra trattore e rimorchio. Siamo nella zona nord di Miami-Dade. Se non ho capito male, stiamo uscendo dal confine territoriale appunto di Miami-Dade. Siamo nella zona di Fort Lauderdale, però ancora non ne sono sicuro. Appena mi fermo, controllo meglio, ragazzi. Questa zona ci mancava. Stiamo mettendo tante puntine ai nostri, alle nostre mappe. Com'è strano questo building, la forma di cono. E zitto, poco poco, c'è quello che sta tagliando l'erba intorno ai tombini. Questo grattacielo con quelle punte l'ho visto spesso anche su alcuni cataloghi, alcune cartoline postcard di Miami. Siamo arrivati molto più a nord di South Beach. Qui c'è un'altra palestra all'aperto, pubblica. Questo materiale che ho sotto i piedi è gommoso, deve essere sicuramente pneumatici riciclati o comunque plastica riciclata. Ci sono tutti questi attrezzi all'utilizzo pubblico, aperto. C'è anche questo attrezzo che, se non erro, è lo sci di fondo, ma non vorrei dire fesserie perché non me ne intendo. E qui c'è anche il parco per i bambini con panchine, altalene, vari giochi appunto per i bimbi. Tutto molto curato, pulito, ordinato. Qua c'erano tutti questi grattacieli, palme e tanto calore. All'ingresso di ogni spiaggia di Miami è riportato questo cartello che indica l'orario di chiusura, quindi dalle 22, dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino è chiusa. E poi ci sono tutte le regole da rispettare e tutto quello che non è permesso fare appunto sulla spiaggia. Andiamo a vedere questo tratto. Siamo a nord di Miami Beach, sempre in Florida. I colori sono veramente belli, ricordano molto il mio Salento. Qui abbiamo la classica torretta.
spiaggia molto tranquilla, se non che da questa parte stanno facendo dei lavori e movimento di rifacimento dell'arenile. Sono questi grandi palazzi, lì abbiamo parcheggiato le nostre bici. Tra poco faremo un bel bagno refrigerante. Siamo ancora in bici, il sole a campanaro, come si dice da noi. Ragazzi, ci sono tantissimi iguana verdissimi. Guardate che bello questo. Sembra il... Wow! Sono spaventato!